Nel prossimo fine settimana il pilota Cassinate Armando Pontone torna a Misano per riscattarsi dopo la performance di Vallelunga che ha lasciato la mare in bocca al pilota dell'Axon 7 Team. Armando Pontone, manca davvero poco alla partenza, settimana prossima Misano in notturna, quali le emozioni e qual è la preparazione? Dai, è sempre un'emozione correre di notte, l'anno scorso ho fatto la mia prima esperienza a Misano, quest'anno la ripetiamo. E cercherò di dare il massimo. Sicuramente farà molto caldo, però correre ecco, in notturna ci aiuterà un po', anche se le prove libere le qualifiche le avremo di giorno, quindi facciamo un po' e un po'. E, ecco, Mi sono preparato al meglio e spero di poter fare una metà di stagione migliore di quanto ho fatto fino adesso, uh, iniziato un po', questo campionato è iniziato un po' in salita per me, team nuovo, uh, quindi dovevo trovare una quadra, e ho fatto pochissimi test prima dell'inizio di campionato e questo non, non è stato di certo di aiuto, però dai, sono, sono abbastanza motivato e darò il massimo per poter riaddrizzare la stagione. Con quale obiettivo uh, speri di tornare a casa da Misano? Allora il livello è altissimo del campionato, eh, sarebbe bellissimo ecco, entrare nei primi dieci come ho fatto già al, al Mugello nella seconda gara e portare a casa ecco, una top 10, questo è l'obiettivo. Per tutti i tuoi supporters l'appuntamento è? Eh, settimana prossima nel weekend, quindi inizieranno le prove il giovedì, dopo avremo venerdì prove libere e qualifica 1, poi sabato avremo la qualifica 2 più la gara, la gara notturna. E gara 2, domenica, orario standard, tipo il solito di giorno. Una stagione che al di là del risultato sportivo è caratterizzata per il pilota Cassinate anche dal raggiungimento di altri obiettivi, ecosostenibilità e tutela per l'ambiente e per la salute davvero di tutti. Da quest'anno insieme a CannucciaDicarta.com, di eh, Carta.com ho sposato questa iniziativa. No alla plastica per un futuro migliore, soprattutto per noi e per i nostri figli, per un futuro migliore per, per tutti quanti. Userò una borraccia in alluminio e contenitori in cartone durante il mio weekend di gara e anche nella vita quotidiana.